Siamo a Capitello, al comune di Marcaria, abbiamo organizzato questo evento per cercare di ringraziare da un lato i nostri volontari, ma cercare di ringraziare anche coloro che hanno collaborato con noi nel periodo dell'emergenza Covid e in particolare i nostri comuni. Noi siamo affiliati con 7 comuni, comune di Marcaria, comune di Curtatone, Commessaggio, Gazzuolo, San Martino dall'Argine, Bozzolo e Rivarolo. Ed è stata un'esperienza veramente particolare che ci ha visto coinvolti in questi mesi di emergenza e quindi ringraziare, quindi qua in persona avremo i sindaci, però ringraziare i sindaci e con loro tutta l'amministrazione, i dipendenti, la polizia, ci sembrava doveroso perché abbiamo lavorato intensamente con loro. Noi siamo un gruppo di 70 persone circa, ci è capitato di portare la spesa alle famiglie in difficoltà, ci è capitato di portare i vestiti, ci è capitato di fare del trasporto persone, di portare le mascherine, abbiamo fatto un po' di tutto e abbiamo operato là dove i comuni e le altre associazioni erano in difficoltà. E allora là dove erano in difficoltà gli altri noi siamo intervenuti e abbiamo cercato di fare il nostro meglio. Il coordinamento che c'è stato fra i comuni e con il tramite della protezione civile è stata una cosa molto importante, anche perché si è trattato veramente nell'emergenza di trovare le sinergie che potevano esserci fra amministrazioni pubbliche, protezione civile, associazioni e volontari. La macchina ha funzionato molto molto bene e devo dire che c'è stata una grande soddisfazione. Siamo stati fra i primi con i comuni vicini a Marcaria ad attivare il COC. Il presidente Bignotti ci ha aiutati nell'organizzazione di quelli che erano gli interventi dai più facili ai più complessi. Quindi devo dire che in questo momento dove stiamo tirando un po' fiato, si può dire, e ripensando a quello che è successo, possiamo dirci pienamente soddisfatti dell'azione che c'è stata. Invochiamo la divina benedizione su coloro che si offrono come volontari per l'aiuto fraterno che siete qui davanti a noi. L'impegno di questi volontari, tutti parlano di volontari, ma ad avercene, perché dallo sport alle altre cose noi riscontriamo che la questione, passata una certa età, una certa fascia, comincia ad essere rarefatta. Se non avessimo l'ausilio della protezione civile e degli altri volontari civici che abbiamo nei comuni, saremmo in difficoltà. Ecco, noi oggi vogliamo ringraziare loro, se loro ringraziano noi per questo dispiegamento di risorse e di forze, noi ringraziamo il loro impegno. Siamo qui a ringraziare la protezione civile perché non solo a Curtatone, ma sono stati assolutamente esemplari, straordinari, sempre disponibili in un momento drammatico per la nostra comunità. La protezione civile è sempre presente, sempre disponibile, con un grande cuore. Quindi l'invito è anche quello ai giovani e meno giovani di iscriversi, avvicinarsi alla protezione civile, perché di volontariato ne abbiamo tanto bisogno.